dobbiamo parlare del problema dei tre corpi. La nuova serie Netflix uscita il 21 marzo 2024 che secondo me farà discutere parecchio, soprattutto i fan del romanzo originale da cui è tratto. Allora, prima di cominciare faccio una premessa: a me è piaciuta, però ho diverse riserve. Ma prima di parlarne più nel dettaglio, io vi ricordo come sempre che se volete supportarci potete iscrivervi al canale YouTube di Every Eye Plus e cliccare sulla campanella delle notifiche. Allora, cominciamo subito col dire che il problema dei tre corpi è un adattamento televisivo di una celeberrima e acclamatissima saga letteraria fantascientifica di successo dell'autore cinese Liu Zexin, che spero di aver pronunciato bene. Un'opera che, per gli appassionati che l'hanno letto, è un vero e proprio cult della fantascienza. Quindi diciamo che la serie Netflix partiva con una responsabilità non da poco. E c'è da dire che gli autori e sceneggiatori di questa serie sono Benioff e Weiss, quelli di Game of Thrones, quelli a cui vogliamo tanto bene per il finale di Game of Thrones. Già. Comunque, tornando serio, sulla trama ve la faccio semplice, anche per non farvi troppi spoiler. Il racconto è spalmato su diverse linee temporali, diciamo principalmente due, ma anche tre o quattro. Ed è una storia ambientata al giorno d'oggi, nel 2024, in cui l'umanità deve affrontare le conseguenze di una decisione terribile, drammatica e spietata che una scienziata cinese fece negli anni 60. E in particolare seguiamo le vicende e le vicissitudini di un gruppo di giovani ricercatori che si ritrova immischiato proprio in questa sorta di cospirazione, di questo complotto che affonda le sue radici proprio nelle decisioni di questa scienziata di 60 anni. Ovviamente da quella che è la loro sfera amicale le cose si ingigantiscono, entrano in mezzo i servizi segreti, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo perché? Perché scoprono che l'umanità sta per affrontare una gravissima e terribile minaccia. Allora, io vi dico subito quello che mi è piaciuto di questa serie. Sicuramente i personaggi, con cui si fa un po' fatica a empatizzare all'inizio della storia, ma col passare delle 8 puntate devo dire che viene delineato un percorso, un'evoluzione che sono abbastanza coerenti e che ti fanno anche affezionare ad alcuni di questi protagonisti. La serie poi riesce a spaziare molto bene tra più generi col passare delle puntate, proprio con l'obiettivo di disorientare lo spettatore e di metterlo di fronte a una serie di interrogativi su come andrà avanti la storia e su qual è la reale minaccia, l'entità di questa minaccia. E quindi si passa dalle prime puntate in cui troviamo dei toni molto alla true crime, omicidi, gente che investiga e quant'altro. Nel segmento centrale della serie, in cui poi emergono tutte le più grandi rivelazioni e i colpi di scena, ovviamente i toni invece si spostano molto sui binari di un mystery, anche abbastanza ansioso, fino a sconfinare totalmente nel campo della fantascienza quando, diciamo, tutte le pedine sono messe sul tavolo e bisogna arrivare a una conclusione. Conclusione che ancora non c'è, ovviamente, perché la serie è ispirata a una trilogia di romanzi e sappiamo anche che Benioff e Weiss stanno già lavorando a una seconda stagione. Quindi devo dire che nel complesso questa serie ha tutti gli ingredienti necessari per tenere il pubblico incollato allo schermo. Però ci sono anche una serie di problemi. E inizio col dire quello principale. Si tratta di un adattamento televisivo di una trilogia di romanzi anche abbastanza complessi. Un adattamento però che gli autori hanno deciso di fare in salsa pop, quindi semplificando in diversi passaggi i contenuti dei romanzi e in un certo senso secondo me anche snaturandoli un po' della loro essenza originale, perché il bello dell'opera originale era proprio quello di essere molto cervellotica. Qui secondo me di cervellotico c'è poco, si capisce tutto molto bene, si delineano sviluppi anche abbastanza prevedibili in alcuni momenti e la trama in certe sequenze è anche un po' troppo situazionista, passatemi il termine, cose che accadono un po' perché devono accadere, coincidenze che succedono perché devono succedere e secondo me c'è anche un'eccessiva semplificazione di alcune dinamiche che siano scientifiche o anche legate alle strategie di intelligence. Che insomma, io ero lì e dicevo E poi secondo me c'è un grande difetto che va sottolineato, la messa in scena. Ci sono puntate molto gradevoli da un punto di vista della regia, altre invece un po' meno, che riprendono soluzioni visive molto da televisione anni 90, ma soprattutto mi hanno deluso gli effetti speciali. La serie è girata tantissimo in green screen e si vede da morire. E quando si tratta di impiegare la CGI, secondo me il risultato è molto carente. Che si tratti ad esempio di mezzi di trasporto di enormi dimensioni che vengono distrutti, o di animali, o di effetti particellari, di esplosioni, fuoco e quant'altro, anche gente che svolazza a un certo punto. Ecco, lì si denota tantissimo uno scarto visivo importante tra gli attori e i set in carne ed ossa, o in metallo, plastica, quello che è, e invece tutta l'effettistica. Ci sarà tempo per migliorare, se la serie va avanti ci sono tutti i presupposti, tutte le basi per realizzare dei bei prodotti d'ora in avanti. La stessa prima stagione del problema dei tre corpi, secondo me, ha dei valori, però capito, gli manca quel quid in più che invece avevano i romanzi. E quindi nel complesso possiamo reputarla una buona serie TV, quantomeno sufficiente, ma un adattamento non proprio riuscito. A questo punto fatemi sapere se la state guardando, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!